Bene, possiamo cominciare questa parte pomeridiana dei nostri lavori. In mattinata abbiamo affrontato, direi in modo certamente molto interessante, certamente con interventi di qualità, quelli che erano i contesti, i problemi generali di carattere economico, sociale, ambientale della città e soprattutto anche, o più in generale anche, del sistema lagunare. Oggi pomeriggio invece puntiamo maggiormente su specifiche personalità o particolari settori di questo che abbiamo visto essere l'elemento di continuità nella primazia, per quello che si può dire in questo senso, di Venezia, questa permanenza, al di là delle difficoltà, questa permanenza di alto livello sul piano culturale. La prima di queste relazioni sarà tenuta da Gilberto Pizzamiglio, ma preliminarmente avviso che non faremo pausa caffè. Però chi avesse bisogno di sostenersi tra le 3:30 e le 5 può trovare un caffè nella sala qui vicino. Ma intanto darei subito la parola all'amico Gilberto Pizzamiglio. Grazie. Grazie. Mi è capitato varie volte nei 35 anni di consuetudine di vita con Vittore Branca, come allievo prima e poi come collaboratore, ho avuto questa fortuna, mi è capitato più volte di sentirgli ricordare quell'anno 1953 che lo vedeva approdare a Venezia e nel Veneto con la doppia circostanza dell'avvio del suo segretariato alla Fondazione Cini e dell'inizio del suo insegnamento all'Università di Padova. Una doppia chiamata che Vittore ricordava spesso e volentieri, accompagnando questo ricordo con qualche cenno della mano o del volto che faceva chiara allusione al vedere in questa circostanza una presenza di provvidenza manzoniana. E certamente questo approdo di Vittore Branca nel Veneto degli primi anni 50, a lui, allora quarantenne, segnò un cambiamento notevole di vita. Non è che mancassero i legami con Venezia e col Veneto, a cominciare dal legame familiare naturalmente. Ma certamente voleva dire portare tutta la sua attività sul versante padovano e sul versante veneziano. E a Padova, per cominciare dall'università, a Padova Vittore Branca trovava un'università in fermento, in positivo fermento. Si era negli anni in cui passato il primo dopoguerra e ancora con alcuni fenomeni ad esso collegati, a cominciare per esempio, come ricorda bene Piero Del Negro, da una contrazione di studenti nell'immediato dopoguerra rispetto a prima, si trovava però a vedere ormai dei segni di viceversa, di ripresa di questa stessa università. Così, se è vero che ancora nel 1953 si poteva parlare di un calo di studenti, poi tra il 59 e il 68, tanto per restare nel periodo che abbiamo preso in esame, il numero degli studenti universitari si triplica. E lo stesso accadeva per i docenti. Vittore arriva quando tutta l'università ci sono una quarantina di professori ordinari, quando siamo a questo
momento del 68 gli ordinari sono diventati 110. Il personale docente dell'università è aumentato, gli studenti sono aumentati. Questo solo per dire che dal punto di vista proprio dell'Università di Padova, il rettorato pluriennale di Ferro, si apriva in quel momento ad una fase fortemente espansiva, fortemente progettuale, anche dopo pochi anni nasce la facoltà di magistero. Ecco, poi l'elemento che mi interessa poi rilevare più avanti, anche di apertura a collaborazioni e rapporti di relazioni con altre istituzioni culturali nell'area veneta. Inutile dire che proprio intorno al 67-68 comincia proprio con la politica del rettore Ferro l'idea di aprire altre sedi universitarie nel Veneto. Verona risale in quegli anni. Insomma, quando siamo nel 68, l'Università di Padova è il quarto ateneo italiano per dimensioni. Ecco, e dunque Vittore si trova ad essere interprete di questo momento forte di espansione. Lo aveva preceduto negli anni immediatamente precedenti nell'insegnamento di letteratura italiana a Spongano, che poi rientrava a Bologna, e si troverà Vittore ad avere già come negli anni, nel primo momento e negli anni immediatamente successivi, ad avere appunto come collaboratori, come assistenti, alcuni nostri amici e colleghi, da Giorgio Pullini, primo in ordine di anzianità, a Cesare Galimberti, e poi Manlio Pastore Stocchi, e poi andando avanti Cesare De Michelis. Quindi un momento di fermento che coincideva con una facoltà dove appunto attorno insieme a Vittore insegnavano Roberto Cessi, insegnavano Carlo Anti, insegnava Giuseppe Fiocco, Cronia insegnava croato, Diego Valeri lingua e letteratura francese, il geografo Morandini, Sergio Bettini, che allora insegnava archeologia cristiana prima di passare a arte medievale. Ecco, quindi delle presenze tutte culturalmente molto forti, e molte delle quali si legheranno poi in una comune progettualità di ricerca, di studio, che coinvolge naturalmente anche Vittore, che ha in Vittore Branca uno dei grandi motori. Cosa insegnava nel 1953 Vittore Branca ai suoi studenti? Beh, il primo anno... Il corso del 53-54 è dedicato al Decameron, Boccaccio e l'autunno del Medioevo, con un programma di studio molto robusto se lo misuriamo ai nostri attuali. Lo studente del 53-54, oltre a portare il Decameron, portava per intero la Divina Commedia, la letteratura italiana dalle origini ai giorni nostri, informazioni bibliografiche, e dulcis in fundo leggeva un po' di romanzi dell'Ottocento. Un bel programma. Negli anni immediatamente successivi gli argomenti di Vittore Branca si allargano, non è solo il suo centrale Boccaccio oggetto dei corsi, ma lo saranno anche subito dopo l'Alfieri, lo saranno la tradizione lirica del 200-300, insomma esattamente i vari argomenti e i vari settori che negli stessi anni andava studiando, sviluppando, e potete trovare ovviamente una corrispondenza precisa tra la bibliografia degli scritti di Vittore Branca e questi suoi insegnamenti. Per dire naturalmente come i corsi e gli studenti e i giovani laureandi entrassero in un progetto culturale complessivo con il loro maestro. E questo aumento di cui sto parlando lo portava negli anni 1958-59, nell'anno accademico 58-59,
Alla fine, lo guardavamo la scorsa settimana con l'amica Bianca Maria Darif, a dare lui in prima persona il via alla sdoppiamento dell'insegnamento. Venendo incontro alle richieste degli studenti, recita la lettera a sua firma, il professor Vittorio Branca ha deciso di consentire quest'anno, in via del tutto sperimentale, agli studenti i quali desiderano sostenere due esami di letteratura italiana, di dividere convenientemente la materia del programma. Ed è l'inizio di quella ordine degli studi che del resto dopo un decennio io stesso sperimentavo. Il primo anno è l'iterazione e gli studenti che potevano scindere in due l'esame, ritirando naturalmente un apposito modulo e firmandolo e impegnandosi di consegnarlo 5 giorni prima dell'esame. Ecco, di questa università così vivace e così in espansione, Vittore diventava uno dei punti di riferimento, sia che fosse, come nell'anno che ho citato, preside Sergio Bettini, sia che lo fosse poi Carlo Tagliavini. E andando a scorrere proprio quei programmi si vede come appunto la varietà degli insegnamenti, a differenza di qualche pur illustre collega che tende a battere sempre sugli argomenti e su argomenti a lui particolarmente vicini, si può vedere come lo sguardo di Vittore si espandesse anche al di là dei suoi interessi specifici di studio. E come per l'appunto accanto a questi principali interessi, Decameron, l'umanesimo, Alfieri, la letteratura religiosa del 200-300, non manchino per esempio dei corsi sulle operette morali del Petrarca, del Leopardi, scusate, corsi su Petrarca, tendenze della critica contemporanea. È un altro dei settori in cui Branca si mostra particolarmente attento. Ne parleremo fra un mesetto nel convegno a lui dedicato, quando appunto presenteremo anche gli scritti giornalistici di area contemporaneistica di Vittore dal Corriere della Sera. Ecco, e poi Poliziano, e poi le problematiche dello studio della letteratura italiana. E nello stesso tempo, se andiamo a vedere, già una serie di iniziative che tendevano a creare degli scambi, degli interscambi tra l'università e docenti di altre università o l'università e il mondo circostante. Esattamente quella linea che caratterizza proprio i primi anni della Fondazione Cini e tutta la linea che Vittore Branca perseguirà nel avviare e poi proseguire per parecchio tempo la sua funzione di segretario generale della Fondazione. Non va dimenticato che quegli stessi anni, quello stesso 1950-53, sono gli anni che vedono nascere, per iniziativa di Vittore Branca, di Bosco e di alcuni altri studiosi della letteratura italiana, l'Associazione Internazionale per gli Studi di Lingua e Letteratura Italiana, la quale associazione, gloriosamente, ha celebrato appena adesso il suo 21° convegno internazionale. Questa stessa associazione si proponeva per l'appunto e si propone tuttora di mettere in relazione studiosi di italianistica di varie nazionalità, di favorirne gli scambi. Certo, adesso tutto questo è molto più facile, vediamo in continuazione colleghi di altre università che passano per le nostre, noi stessi andiamo in Italia, all'estero. Tutto questo nel 1953 era molto diverso, molto, molto difficile.
E dunque da queste spinte convergenti si può ben capire come anche assumendo la carica di segretario generale della Fondazione su invito specifico di Vittorio Cini, il quarantenne Branca impostasse e orientasse la Fondazione a diventare una sede di incontri culturali e di rapporti internazionali. Certo, avendo come punto importante l'italianistica, ma immediatamente aprendosi ad una varietà più latamente culturale che porterà all'isola di San Giorgio molti dei maggiori pensatori, scienziati, umanisti e artisti del XX secolo. Cosa succede infatti alla Fondazione Cini? Sulla base dei principi ispiratori del fondatore, sulla base di quella ricerca e servizio della verità che lo stesso Vittore Branca continuava a ribadire, si avviano tutta una serie di iniziative proprio in questa direzione di far convergere alla Fondazione Cini rappresentanti della cultura internazionale nei vari campi e nello stesso tempo di fare della Fondazione Cini una sede di ricerca e di proposta culturale da Venezia nel mondo. Ricerca e servizio della verità, diceva Vittore Branca, dovevano alla Fondazione guidare sia l'impegno sociale fraterno, cioè l'aiuto e l'educazione dei ragazzi nelle difficoltà e nelle crisi del dopoguerra, la scuola per gli orfani, per i marinaretti, per gli orfani di guerra, sia la ricerca e l'attività culturale e scientifica, il tutto con ampia, amplissima prospettiva ideologica e culturale. Dai marxisti e dai laicisti ai cristiani impegnati, tutti, purché onesti operatori in sincerità e verità, furono accolti a San Giorgio per le loro indagini e i loro studi e per i loro sollecitanti scambi di idee e per i loro dibattiti. I dibattiti a cui alla fine conteremo come partecipanti, in un arco di anni un po' più allargato, una trentina di premi Nobel, per dire la capacità e la forza di attrazione. E così la scuola di San Giorgio, e così il, ed è questo un elemento su cui vorrei insistere, il rapporto strettissimo tra la Fondazione e le altre istituzioni cittadine. Tutti quei convegni, tutti quegli incontri, quella prima progettazione culturale vede di volta in volta, l'abbiamo ricordato anche stamattina parlando dei convegni su Venezia, la compartecipazione del Comune di Venezia, del Patriarcato e della Fondazione, e questo è l'altro elemento, e dell'Università di Padova nella specie di suoi docenti che sono anche i nuovi direttori dei nuovi istituti della Fondazione Cini. Dunque una circolarità assoluta dove un posto importante naturalmente e in termini statutari e in termini operativi lo ricopriva naturalmente il patriarca Angelo Roncalli. Vittore Branca l'aveva conosciuto nell'immediato dopoguerra a Parigi. Altro elemento fondamentale per cogliere appieno tutta il dispiegarsi dell'attività di Vittore. L'aveva conosciuto a Parigi, dove Angelo Roncalli era delegato, rappresentante diciamo, del
pontefice a un convegno dell'UNESCO e dove Vittore Branca era da alcuni anni appunto nella commissione culturale dell'UNESCO in rappresentanza dell'Italia. Ed è un elemento fondamentale perché in quegli anni attraverso la commissione UNESCO e con il suo lavorare intenso entra in una serie di contatti, riesce a stabilire una serie di contatti che verranno poi fatti immediatamente e rifluire nel momento in cui si viene a spostare tutto sul versante veneziano. Quelle amicizie, quelle suggestioni culturali, quelle esperienze congressuali nella Parigi dell'UNESCO verranno riportate qui. Dunque si capisce come allora, se noi andiamo a scorrere proprio questi anni dal punto di vista dell'organizzazione della Fondazione Cini e delle stesse pubblicazioni della Fondazione Cini, si può ben comprendere come questa idea di circolazione internazionale, di questa apertura al mondo, fosse molto forte. Vi faccio solo un paio di esempi. Prima ancora degli istituti della Fondazione c'è il Centro di Cultura e Civiltà, la Scuola di San Giorgio. Ci sono personalità come quella di Francesco Carnelutti. Le prime pubblicazioni della Fondazione Cini non sono di italianistica o così via. I quaderni di San Giorgio si aprono proprio all'indomani di incontri, di convegni su argomenti di spiritualità e nello stesso tempo di attualità. Il valore del fine del mondo, primo volume dei quaderni di San Giorgio. Arte figurativa e arte astratta, l'anno dopo, siamo nel 55. I dialoghi del Vangelo e la civiltà, siamo nel 56. Nel 57, processo dell'Islam alla civiltà occidentale, è il libro di Guido Piovene. A seguito anche lì di incontri su questo tema. E nello stesso tempo, come dicevo, la Fondazione Cini instaura una serie di rapporti con altre istituzioni culturali di cui proprio Vittore Branca è l'artefice, accademie di vari paesi, l'apertura e gli accordi culturali con le accademie dell'est europeo. In epoca di guerra fredda, è vero, c'era stato un mitico viaggio di Vittorio Cini in Russia, con anche risvolti un po' esilaranti di schermature perché non vedesse certi edifici, certe cose, ecco, lo ricordava Vittorio Cini. Beh, l'accordo con l'Accademia delle Scienze dell'URSS e con la loro Unione degli Scrittori Sovietici risale al 1960. E così pure gli accordi con l'Accademia di Budapest e di Belgrado seguiranno negli anni successivi. Se poi andate a vedere i calendari di questi convegni triennali dell'AISLI, fatti una volta in Italia e una volta all'estero, vedrete che coincidono. È dunque una stretta circolarità che si viene a instaurare. E la stessa circolarità si instaura appunto con l'Università di Padova e con l'istituzione dei vari istituti della Fondazione Cini, che nello stesso tempo segnano le sue prime vocazioni culturali e danno anche l'idea di come queste non vivessero in realtà autonome, ma come entrassero in circolazione. L'Istituto di Storia dell'Arte è del 1954, voluto da Vittorio Cini, legato anche alle specifiche attenzioni verso il mondo dell'arte di Vittorio Cini, e insediamento di una cultura scientifica, di una consulta scientifica che annovera per l'appunto i colleghi dell'Università di Padova e dopo poco la direzione appunto di primo direttore Giuseppe Fiocco e poi Pallucchini. La presentazione ufficiale dell'Istituto avviene nel 1955 con l'avvio anche di tutta la serie delle mostre
di d'arte. Subito dopo, 55, Istituto per la Storia e la, della Società e dello Stato Veneziano, che ribadisce il legame profondo tra la Fondazione Cini, Venezia e la storia di Venezia. Bognetti, da Milano, il primo direttore, e come segretario Gaetano Cozzi, che poi diventerà per molti anni un medievista e un modernista, accomunati dalla sensibilità istituzionale frutto della loro formazione storico-giuridica, che guardavano sia alla Venezia prima di Venezia, sia alla Venezia nella sua età rinascimentale e barocca. Ma tutta la serie dei convegni di cui si parlava anche stamattina portano l'attenzione su Venezia in epoche anche molto più vicine. E subito dopo l'Istituto per le Lettere, il Teatro e il Melodramma, che ingloba all'inizio il settore della musica, e dove di lì a poco arriverà, dopo Piero Nardi, arriverà come direttore Gianfranco Folena, il collega linguista dell'Università di Padova, a interpretare anche qui un'attenzione per la lingua veneta, che è il dizionario che comincia a prendere piede, il dizionario del veneziano, lavoro di ricerca lì avviato, che è l'atlante linguistico del Mediterraneo. Poi verranno altri istituti, l'Istituto di Studi Musicali Comparati, anche qui con indubbia spinta propositiva da parte di Branca, e per esempio nell'avviarsi, siamo già nel 78, un po' più avanti, l'istituto diretto da Alain Danielou, una presenza culturale francese sul settore della musica comparata nel primo consiglio direttivo dell'istituto, che risente ovviamente proprio di quella precedente ed esperienza di Vittore Branca. Un'ultima cosa per la fondazione, ed è l'avviarsi in quella sede, in termini redazionali, di opere enciclopediche di ampio respiro. L'Enciclopedia dello Spettacolo di Silvio D'Amico, l'Enciclopedia Filosofica diretta da Felice Battaglia, l'Enciclopedia Universale dell'Arte diretta da Massimo Pallottino. Ora, il fatto che poi tutte queste fossero edite, o quasi tutte edite, dall'Istituto per la Collaborazione Culturale, quindi uno sfocio editoriale in cui aveva mano, uno sbocco editoriale in cui aveva mano Vittorio Cini, non è sufficiente a giustificare l'ampiezza culturale proprio di questi settori. E poi i corsi di alta cultura, che ci portano proprio sul limitare del periodo che abbiamo preso, limitare insomma, il primo corso di cultura è nel 1959, ma poi il loro svilupparsi esce dal periodo che abbiamo detto. Beh, nel settembre del 69, un anno dopo il 68 che ci siamo posti, il corso di alta cultura sarà critica, forma caratteristica della civiltà moderna. Prolusione che doveva essere tenuta da Adorno alla presenza di Eugenio Montale. Adorno morirà proprio nella fase organizzativa, la terrà Horkheimer. Ecco, lasciando stare appunto i successivi corsi per italianisti che entreranno successivamente, ricordo solo che in contemporanea, lo si è già detto stamattina, Branca è divenuto socio dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti nel 54 e poi destinato a diventare presidente dal 79 all'85 e poi presidente emerito. Ecco, anche dell'Istituto Veneto Branca svolgeva un'intensa attività, e l'intenzione era sempre proprio, il motore era sempre quella ricerca di verità, ricercare e mettere insieme anche idee diverse. Era un
un credo profondo che ha guidato, direi, tutta la sua attività. E vorrei appunto concludere ricordando giusto le parole di Manlio Pastore Stocchi nell'occasione della commemorazione in questa sede di Vittore Branca. In verità i tempi non l'hanno mai sorpassato. Del tempo presente egli, certo, rifiutava le sguaiataggini culturali e persino certi portati minori. Cosicché, per esempio, non si era mai rassegnato ad usare la macchina per scrivere né il calcolatore, sempre affidando pensieri e corrispondenza soltanto alla penna e alla sua inconfondibile grafia maestosamente campita sul foglio. Ma sino alla fine è rimasto audace e moderno nelle idee e aggiornato nel sapere, esempio, come sempre, per tutti noi, di un'esperienza culturale vegeta e tempestiva. Grazie.